Il segreto di una buona pizza è sicuramente la lievitazione, ma non è solo quello. C'è una differenza abissale tra la pizza cotta a legna e la pizza cotta nel forno elettrico. Ovviamente la pizza cotta a legna è molto più buona e su questo non si discute. Ma perché c'è differenza tra questi due tipi di cottura? Che cosa succede dal punto di vista fisico? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Alcuni ricercatori di fisica hanno studiato la cottura della pizza e ne hanno esaminato ogni singolo aspetto. E oggi ne discuteremo qui insieme. Come fa la pizza a cuocersi all'interno di un forno? Si cuoce per il principio zero della termodinamica. Che cosa dice il principio zero della termodinamica? Dice che se poniamo due corpi a temperature diverse a contatto, questi scambieranno calore fino a trovare un punto di equilibrio in cui entrambi i corpi avranno la stessa temperatura. Il corpo più caldo, quello a temperatura maggiore, cederà calore al corpo più freddo, perché ricordiamo che il calore va in una sola direzione, è unidirezionale, non è bidirezionale, va solo dai corpi più caldi a quelli più freddi, nel nostro caso dal forno alla pizza. A che temperatura si trova un forno a legna? Circa 400 gradi centigradi. E la pasta della pizza a che temperatura si trova? Circa 20 gradi centigradi. Queste due temperature sono essenziali per fare tutti i calcoli per riuscire a capire come funziona la cottura della pizza. Noi eviteremo di fare qualsiasi calcolo in questo video, ma vi lascio in descrizione l'articolo con tutti i calcoli e tutti i dettagli. Abbiamo detto che il forno cede calore alla pizza, ma esistono tre modi per trasmettere calore: irraggiamento, conduzione e convezione. Quale di questi usa il forno per riscaldare la pizza? Tutti e tre. L'irraggiamento, che è quello che ci permette di vivere sulla terra, perché il sole ci riscalda tramite irraggiamento. È la stessa cosa che succede con la legna e la pizza. Poi abbiamo la conduzione, che avviene quando due corpi sono messi a contatto fra di loro. E nel forno avviene nel momento in cui poggiamo la pizza sul fondo del forno. Poi abbiamo la convezione. Per capire come funziona la convezione dobbiamo immaginare una pentola di acqua sul fuoco. Le particelle di acqua poste sul fondo si riscaldano. Poiché si riscaldano, diventano più leggere di quelle fredde e quindi salgono in superficie. Salendo in superficie si allontanano dalla fonte di calore e si raffreddano e quindi riscendono. Di nuovo si riscaldano e risalgono. In questo modo diamo vita ai cosiddetti moti convettivi, cioè aria o acqua, in generale un fluido che sale e scende in base alla propria temperatura. Perché la pizza si cuoce? Che cosa succede alla pizza? La pasta della pizza è ricca di acqua, quindi il nostro obiettivo è togliere l'acqua dall'impasto. Come possiamo fare questo? Portando la temperatura della pizza a una temperatura di 100 gradi, in modo che l'acqua presente nella pizza possa evaporare e quindi possa in qualche modo asciugare la nostra pizza. Adesso vediamo nel dettaglio l'irraggiamento, la conduzione e la convezione. Quanto contribuiscono alla nostra pizza? Perché dobbiamo anche capire qual è la differenza poi con un forno elettrico. Partiamo prima dalla conduzione. Abbiamo detto che la conduzione avviene tra la superficie su cui poggiamo la pizza e la pizza stessa. Che cosa succede nel momento in cui mettiamo la pizza nel forno? La superficie di contatto tra la pizza e il forno cambia istantaneamente. Che cosa significa questo? A che temperatura arriverà questa superficie di contatto? Se i due materiali fossero uguali, avremmo una temperatura che è proprio la media tra le due temperature, quindi 420 diviso 2, 210 gradi. Tenendo conto che i materiali sono diversi, la temperatura sarà 275 gradi centigradi. Perché è importante sapere a che temperatura si trova il punto di contatto? I pizzaioli, anche se non sono lì a fare i calcoli con la carta alla mano e a vedere tutte le temperature, conoscono molto bene questo fenomeno. Adesso cerchiamo di capire perché devono conoscere questo fenomeno e perché lo conoscono, anzi lo sfruttano. Quando mettono nel forno più di una pizza, devono sapere che quando spostano una pizza, la devono spostare in un punto che o è più freddo o è alla stessa temperatura. Se quindi spostiamo in un punto più caldo del forno, la pizza sotto arriverà ad una temperatura elevatissima, troppo elevata, e sotto si brucia. Ed è così che succede che le pizze sotto diventano nere.
diventano praticamente carbonizzate, perché probabilmente nel momento in cui le hanno spostate le hanno messe in un punto più caldo, si sono riscaldate troppo e sono praticamente carbonizzate. Quindi è importante conoscere il fenomeno della conduzione per cuocere bene una pizza. Adesso passiamo all'irraggiamento. La legna che brucia riscalda la pizza. Anche qui è importante vedere in che punto posizioniamo la pizza. Perché è importante capire in questo caso in che posizione devo mettere la pizza? La potenza irradiata dipende dalla distanza. Quindi più sono vicino e maggiore sarà la potenza che raggiungerà la mia pizza. Quindi se la mettessi troppo vicino la irraggerei troppo. Se la mettessi troppo lontano rischierei di non farla cuocere praticamente mai. Come fa la legna a riscaldare la pizza? Emette delle onde elettromagnetiche nell'infrarosso o un pochino nel rosso, e queste radiazioni elettromagnetiche riescono a riscaldare la pizza. Conoscendo bene come funziona l'irraggiamento, sapremo anche dove posizionare la pizza all'interno del forno e quindi alternare la diversa posizione delle pizze in modo tale che tutte si possano cuocere uniformemente. Nella cottura di una pizza, quanto contribuiscono irraggiamento, conduzione e convezione? Allora, i due contributi maggiori li danno l'irraggiamento e la conduzione. La convezione passa proprio in secondo piano ed è trascurabile nella cottura di una pizza. I due trasferimenti di calore essenziali sono l'irraggiamento e la conduzione, in particolar modo la conduzione, che ha il contributo maggiore. Passiamo anche alla domanda che vi ho fatto nell'intro del video. Qual è la differenza con il forno elettrico? La prima differenza che risulta lampante è che all'interno del forno elettrico non c'è l'irraggiamento, c'è solo conduzione e anche convezione, ma abbiamo visto che questo contributo è trascurabile ed è trascurabile anche in questo tipo di cottura. Un'altra differenza è il materiale di cui è fatto il forno elettrico. Qual è la differenza tra il mattone e l'acciaio? L'acciaio, essendo un metallo, è un buon conduttore di calore. Che cosa significa questo? Che trasmette molto calore nell'unità di tempo e nell'unità di superficie. Se noi mettiamo il forno elettrico a 400 gradi, la superficie di contatto non si troverà a 275 gradi come nel caso precedente in cui avevamo il mattone, ma si troverà ad una temperatura maggiore, perché l'acciaio avrà ceduto molto più calore alla pizza e l'avrà carbonizzata. Quindi la temperatura di un forno elettrico non può essere maggiore o uguale a quella del forno a legna, deve essere molto minore. Abbiamo detto che manca l'irraggiamento, quindi il tempo di cottura sarà diverso e in particolar modo ovviamente sarà maggiore, perché ci vorrà più tempo per cuocere la pizza. Qual è un'altra differenza sostanziale? Ovviamente il sapore, ed è il motivo per cui non abbiamo ancora abbandonato i forni a legna alla fine, perché essenzialmente si può fare una cottura simile ma il sapore cambia, l'aroma della pizza cambia. Questo era tutto per oggi, noi ci vediamo al prossimo video!